Per Full Art Immersion parliamo di Fulvia Barbuto, quest'artista di Cava dei Tirreni, un'artista che consegue parecchi diplomi nella sua vita, come quello di interior design, di restauro, un'artista che collabora con alcune riviste del settore appunto del design, che trova nella ceramica il suo modo corretto di esprimere lo spirito interiore che lei ha. Intanto nel 2015, in un'importante manifestazione che è Ceramica Mediterranea del 2015, una sua opera viene segnalata a Grottaglie, questo evento, per le caratteristiche particolari con cui l'artista, con cui Fulvia Barbuto aveva realizzato questa opera. C'è nel modo di lavorare di Fulvia Barbuto una rivisitazione plastica di soggetti tradizionali. È come se rispetto ai soggetti che sono della tradizione, lei volesse scomporre, volesse giocare, volesse fare un'operazione che a ben guardare ha un certo spirito allegro, ha un certo spirito gioviale, ma che non lascia mai il campo di un rigore estetico nuovo, di una plasticità che fa rimanere colpiti positivamente, perché questa plasticità lascia ancora la volontà di vedere il segno, di vedere la modellazione, di vedere una naturalità nella composizione che Fulvia Barbuto riesce a realizzare, che è lasciata intonsa e che non vuole cedere alla pesantezza della dimostrazione di voler a tutti i costi realizzare delle forme stentoree, anzi tutt'altro, e questo effetto è sicuramente assolutamente efficace in Fulvia Barbuto. Per Full Art Immersion abbiamo parlato di Fulvia Barbuto.